attraverso tantissime tonalità, insomma. Io poi vi abbandono. Buonasera. Sono molto emozionata, è strano perché insomma, è passato molto tempo, abbiamo fatto tante presentazioni, e però ogni volta parlare di questo film è veramente parlare di un pezzo di cuore, perché per quello che sappiamo, anche per il fatto che purtroppo è l'ultimo film di Claudio, e quindi questo immediatamente ci pone in una condizione di coinvolgimento emotivo particolare, e poi perché indipendentemente da quello ci siamo emozionati da subito quando abbiamo cominciato a parlarne e quando Claudio sembrava perfettamente in salute, quindi veramente l'emozione che ruota intorno a questo film è precedente e slegata a quello che poi è accaduto al suo regista. Mi fa piacere che facevi riferimento al lavoro sulla lingua, perché ecco. Vado, abituati, sono abituati. Possiamo andare anche se ci provo, io non sono. Perché io, Giordano Meacci, che è l'altro sceneggiatore, insieme allo stesso Claudio Caligari, io e Giordano nella fattispecie abbiamo una formazione linguistica, siamo due linguisti e poi avevamo una doppia competenza sul romanesco, perché da un lato appunto lo abbiamo studiato facendo anche esami di dialettologia e dall'altra siamo romani, come immagino si possa evincere dalla mia non perfetta dizione. E non solo siamo romani, ma nel 95, cioè nel periodo in cui è ambientato il film, noi avevamo più o meno l'età di Cesare Vittorio, per cui era veramente una competenza attiva rispetto a quel tipo di lingua, e credo che questo sia stato anche un elemento piuttosto decisivo nella scelta di Claudio Caligari, che ha fatto per gli sceneggiatori un po' lo stesso tipo di ricerca che si fa sul cast, quindi consultando, come si fa spesso, varie persone. Ed è stato un lavoro, però, nonostante queste competenze, complesso, perché raccontare il passato prossimo è molto più difficile di raccontare il passato remoto, specie da un punto di vista linguistico. Perché? Perché alcune formule, alcuni modi di dire di cui tu hai memoria e che ti sembrano, magari sono entrati nell'uso successivamente, quindi il pericolo dell'anacronismo, no? È un pericolo forte. Noi abbiamo ricercato, studiato e cercato di lavorare sulla lingua in un modo, adesso non vorrei entrare troppo nel tecnico e poi loro mi cominciano a prendere in giro, però vorrei fare solo un esempio, visto che voi avete il film molto fresco, per farvi capire come da un lato certamente c'è stato un lavoro mimetico, cioè di provare a rendere una sonorità, un romanesco credibile per i personaggi che venivano raccontati. Dall'altra però, e questo era un punto in comune fondamentale con Claudio Caligari, che come sappiamo tutti, come più volte abbiamo ripetuto, ricordava che il cinema è finzione e quindi anche il lavoro che fai non è un lavoro da magnetofono, di riprendere la realtà e poi riproporla tale e quale, ma faccio un lavoro sopra. E in realtà poi dentro le battute di Cesare e di Vittorio e degli altri personaggi, anche della banda, c'è un lavoro di scrittura che non c'entra niente con quei personaggi. Faccio un unico esempio prima di passare la parola a loro, che è per esempio la scena in cui Cesare non trova la droga, deve andare a cercare Samantha per recuperarla, sta a rota, come si direbbe. E per noi quella scena è la scena in cui, immaginando diciamo tutto il percorso che compie Cesare all'interno del film come una specie di percorso cristologico, per noi quello è il momento in cui comincia il suo calvario. Allora, volendo segnare l'inizio del calvario, che poi appunto secondo tradizione finisce con la morte, quando Cesare arriva al baretto e chiede di
Samantha, il lungo gli dice: cioè, ma che hai fatto? Mi pari Cristo il giorno prima di Pasqua. Ora, questa battuta qua, appunto, sembra verosimile in bocca a un borgataro, perché, per esempio, a Roma, ma non solo a Roma, si dice ma che hai fatto? Mi pari un morto. È un modo, no? Una modalità linguistica. Però lì, in quel caso, appunto, si dice mi pari Cristo il giorno prima di Pasqua, quindi richiede un pensiero, un salto logico, quindi, diciamo, qualcuno che volesse entrare più a fondo ti segna l'inizio del Calvario e quindi che quella sarà la destinazione. Ecco, ho fatto solo questo esempio per dire che il lavoro è stato, dal punto di vista dei dialoghi, di due tipi: da un lato, appunto, un lavoro su la verosimiglianza del suono, e dall'altra però anche un lavoro su il contenuto, rendendolo in una forma credibile in quel contesto. Quindi questo capito. Manca un altro pezzo della Serafina, che è Giordano Meacci, con cui insomma sareste stati invitati a chiamare a casa per dire che sareste arrivati tardi, perché se cominciava lui era finita per tutti, diciamo. Meno male che ci abbiamo da fare domani, quindi. No, che tra l'altro la scena a cui fa riferimento lei, Claudio diciamo se n'è andato dopo aver fatto il primo la prima versione, il primo montato, quindi dopo il lavoro di montaggio, di edizione, di post-produzione successivo l'abbiamo fatto noi con l'aiuto del suo montatore, che è un montatore di grande esperienza perché aveva già lavorato con Claudio, e con anche delle decisioni prese in tanti, insomma, ricordo una proiezione che facemmo dove io avevo ipotizzato, visto che dovevamo cercare di asciugare un po' di cose, eccetera, proprio il taglio di quella scena lì, e la motivazione di Francesca, Giordano e anche di soprattutto loro era proprio questa, cioè un trattato di linguistica generale che io alzai le mani e dissi: la tengo, è fondamentale, Calvario di Cristo, insomma l'ho messa sulla... No, questo per dire... un piccolo aneddoto per dire che poi quando, a parte che sempre mi aggiungo all'emozione di Francesca, che io e quest'altro ci siamo visti gli ultimi 7-8 minuti, come a me è capitato in alcuni festival negli anni e a lui pure, ed è sempre qualcosa di indescrivibile. Adesso, oggi per me è stato addirittura diverso, cioè mi è sembrata una cosa molto lontana nel tempo e che comunque trasferisco nella mia vita, insomma tutta una serie di cose che dimostrano che di questo film arriva prima l'esperienza fatta e vissuta, non perché si è conclusa con una morte, ma perché è stato proprio un momento catartico per tanti di noi. Ecco, io dico sempre noi, quando me incontro gente per strada, qualcuno dice grazie per aver prodotto questo film, per essere riuscito a fare questo film, io dico sempre siamo stati in tanti, e non lo faccio per modestia, lo faccio perché so che dietro il lavoro per montare questo film, farlo, finirlo, raccontarlo, parlarne, eccetera, ci stanno almeno 30 persone che hanno investito quanto ha investito Claudio in questo film, nonostante Claudio poi ci sia... abbia finito la sua vita con questo film, però lo dico perché questa esperienza qui a me ha lasciato un senso profondo di che cos'è questo mestiere, qual è la fortuna di fare questo mestiere, cioè quello di poter non solo artisticamente buttare dentro le proprie cose magari difficili della vita, momenti che esorcizzarle, raccontarle, andarci a fondo, farci conti fino in fondo, eccetera, ma è anche la condivisione e la possibilità di fare dei viaggi che a volte determinano anche le scelte di una vita insieme ad altri. Quindi credo che non ci sia mestiere più bello. Oggi facevo una battuta con un amico mio, autore teatrale, Mattia Torre, e con cui ho preso il treno per venire qua, lo andavo da una parte e dall'altra. Parlavamo del lavoro, che ne so, di quelli che puliscono i treni, no? Dice quello, che bel lavoro, ho detto a Mattia,
Il nostro è l'unico lavoro bello che possiamo fare, perché ci permette, lo dico perché lui ha fatto una serie TV che parlava di sé e che comunque l'ha aiutato, lo sta aiutando a superare una situazione molto difficile. Detto, l'unica cosa che veramente dovremmo baciare per terra, non per i settimanali che ci danno, magari film a basso costo non te li danno, ma poi fai le cazzate e ti danno un sacco di soldi, ma perché ti permettono di entrare in contatto con quello che sei, con quello che è il mondo in cui ti muovi, fai viaggi con la gente, con le persone a cui daresti la vita dopo 3 anni insieme a chi so, cioè c'è un rapporto con la vita, che non vuol dire fare film realistici o comunque no, però insomma. Quindi questa esperienza qua è sicuramente particolare perché ci ha poi avuto l'esito che ha avuto, però è indimenticabile e io me la sono portata appresso, me la porterò appresso in tutte le cose che faccio e continuo a farlo, come ha dimostrato l'emozione di questi giorni. Qui in sala oggi noi siamo qui per un motivo, io lo dico ragazzi, tanto che ci frega. Domani noi partiamo, siamo un gruppo di 10-15 persone di produzione, ci stanno pure i tecnici del suono che verranno dopo. Siamo venuti tutti a Milano non per questo evento lo abbiamo allacciato alla cosa per cui eravamo venuti, perché domani noi partiamo la mattina e andiamo nel paese d'origine di Claudio, perché domani la mamma di Claudio compie 96 anni. La mamma di Claudio noi non l'abbiamo mai più lasciata sola da quando Claudio se n'è andato, abbiamo una chat nostra che potremmo chiamare pure pronto soccorso Adelina, perché ogni volta che lei chiama qualcuno, chiama sempre allora di pranzo, pure a te. Anche vicino. Pranzo a cena. Che è un po' giù, che è un po' cosa, parte un tantam e tutti a ruota. Comunque ci distribuiamo. Quindi noi domani andremo a trovare Claudio, andiamo a fare gli auguri e a pranzare con Adelina. Quindi questo film, chiaramente stiamo parlando di un legame immenso, profondissimo, che è sia professionale, sia umano che professionale, perché poi quello che ci ha insegnato Claudio è l'amore per questo mestiere qua, ce l'ha fatto vedere tutti i giorni davanti al monitor mentre si piava, non so manco come chiamarle quelle cose, quindi voglio dire, però doveva venire la scena, doveva venire come diceva lui, eccetera, eccetera. Quindi più che dire questo, io non so più che altro dire di questo film, non vorrei dire più niente, ma vedermelo e piangere come ho fatto prima, perché tanto questo ci fa, dico bene. Sì, hai già detto un sacco di cose belle, in realtà io posso aggiungere un altro punto di vista, no? Il mio punto di vista era quello di un ragazzetto che cercava di fare questo mestiere da tanti anni, ma male, e senza che nessuno se ne accorgesse, senza avere la possibilità di farlo come lui aveva intenzione di fare. A un certo punto mi è stata data questa possibilità enorme, che è stata quella di prendere parte a questo progetto, dove prima ho incontrato Valerio, poi ho incontrato Claudio, e non sapevo esattamente quello che stavamo facendo, perché poi quello forse era un po' spirito comune, nel senso noi siamo saliti tutti su questa barca, abbiamo cominciato a remare senza sapere in realtà quale fosse la destinazione, se non quella di portare a casa il film, ci fregava assolutamente niente di tutto il resto. E rivederlo mi emoziona sempre tantissimo, soprattutto perché questo per me non è soltanto il ricordo di un'esperienza indimenticabile, ma questo è stato l'inizio di tutto per me. Da lì è iniziata la possibilità di fare il cinema, di fare l'attore, la possibilità che ho avuto di farmi insegnare qual era lo scopo vero di fare questo mestiere, che è quello che ha detto prima Valerio, che non ha niente a che vedere con tutto quello che si pensa, ma è proprio legato alle emozioni, ai legami con le persone, alla condivisione, perché più avanti il tempo e più mi rendo conto che da soli non siamo veramente niente, non conta niente, tutto ha senso se si condivide, se hai qualcuno con cui parlarne, se hai qualcuno che ti appoggia a sinistra, a destra, e che ti porta avanti. Questa condivisione è il senso di questo lavoro, è una delle cose più magnifiche che mi ha insegnato Claudio Caligari. E io quando rivedo il film piango, non
piango perché la scena mi fa piangere, ma perché in ogni millesimo di frame io so mi ricordo perfettamente qual era il mio stato d'animo, che cosa pensassi, quanti take ho fatto per fare quella scena, quali erano i take buoni e quelli brutti, dove era Claudio mentre stavo facendo quella cosa, dove era Valerio, dove era Francesca, dove era Luca. E questa cosa è una cosa che prescinde da tutto quello che poi è accaduto dopo nella mia vita e nel mio lavoro. Perché grazie al cielo sono estremamente fortunato, perché ho avuto la possibilità dopo quel momento di fare altre cose molto belle, di incontrare altre persone, ma anche la cosa più importante che io potrò fare in futuro non avrà niente a che vedere con un essere cattivo, perché un essere cattivo è un'altra cosa, un essere cattivo per me non è un film. Io quando vedo un essere cattivo ho la sensazione di vedere un documentario su me e Luca quando avevamo 20 anni, e è vero. Cioè, una cosa come se mio padre mi facesse rivedere videocassette, cosa che ho fatto pochi giorni fa, di quando ero piccolo, no? È la stessa sensazione che ho. Non ha niente a che vedere col cinema, nulla. Niente a che vedere col lavoro. Era una possibilità inestimabile di avere a che fare con me stesso e con un altro gruppo di persone che vedeva questo mestiere come io l'avevo visto per tanti anni e come avevo finalmente la possibilità di viverlo. E in realtà l'augurio più grande che posso farmi è semplicemente di avere almeno un'altra volta la possibilità di vivere una cosa come quella che è stata Non essere cattivo, ma non è... Non si può fare. No, ci stavo arrivando. Come uno scudetto al castello di sangue. Una volta nella vita. Esatto. Quindi si vive con la consapevolezza che è stata fatta una cosa estremamente importante per la nostra vita, non per la nostra carriera, non per il nostro lavoro, ma perché ci ha cambiato tantissimo, mi ha cambiato tantissimo, anche sotto un punto di vista umano. Ho dei ricordi di Claudio che veramente io ricordo, racconto sempre questo aneddoto, che è nella scena del pullman, della visione, la scena che Valerio odiava con tutto il suo cuore. Questa scena è una merda, non si deve fare, non si capisce che può fare. E a un certo punto è venuto lui, cioè noi diciamo facci parlare con Claudio, è venuto, ha fatto il maestro mi vuole vedere in camper. C'avevo Luca vicino, che capirai, no? Anzietta così, decido per dire, dico, non lo so, andiamo a vedere. Siamo saliti sul camper, c'era questo silenzio tombale di lui seduto che ci guardava. A un certo punto ha detto Valerio, mi ha detto che volevate fare delle domande sulla scena. Beh sì maestro, no, perché ecco, allora non vi fate domande perché non ci sono risposte. Luca ci guarda, vabbè. E poi dice un'altra cosa, che è la cosa peggiore che ti possono dire, che è, tanto sono sicuro che la farete benissimo. E quindi siamo scesi dal camper e abbiamo detto perfetto, adesso abbiamo una figura del me. E invece no, e invece in realtà è... Ah sì, e lui disse non ci sono risposte, perché questa non è la visione di Vittorio di Cesare, questa è la visione di Claudio Caligari, quindi questa è la mia, e non la dico, nel senso è proprio non ho intenzione di condividerla con nessuno, e questa è una, ma ce ne sono state un'altra, veramente tante altre. L'immagine più bella che ho è stata un giorno, è venuto, giravamo di notte, faceva un freddo incredibile a Fiumicino, e quel giorno veniva a trovarmi sul set mio padre, e praticamente a un certo punto mi ricordo che io volevo tanto presentargli Claudio. Quando gli ho portato Claudio, c'era Claudio vicino a Valerio, sotto avevano capannato i monitor, e c'era Claudio completamente ricoperto dalle coperte perché stava male. E faccio, Valerio, c'è mio padre, e lui mi fa, si è addormito Claudio. Quindi usava così, alle 4 di notte, morello. E poi invece appena lo toccavo lui si risvegliava, glielo ho presentato. È stato, insomma, sono tante cose veramente che non ho neanche il tempo di raccontarvi, ma... Sì, è quello interessante. In realtà, allora, io sono stato chiamato da Valerio per fare questo provino per Vittorio, quando già... No, io per Vittorio, Luca era stato invertito. E Luca già c'era, Luca già doveva essere Cesare, mentre invece quando loro provinarono per la prima volta Luca era stato provinato per fare Vittorio. Così non ci capiscono niente. Lui, scusatelo, ma ha fatto tanti film dopo, è un po' confuso. Siamo qui a Milano, tutti quanti insieme, siamo qui, stai con me. Allora, lui venne chiamato per il ruolo di Vittorio, anche Luca fu chiamato per il ruolo di Vittorio. Ma prima, aspetta.
No, anche lui la può chiamare parola di vittoria. Come stai a far confondere quello? Vedi perché ci hanno chiesto la sceneggiatura. No, ecco come andata. Ecco come andata. Così ecco capita andata. Che servono gli sceneggiatori. Claudio, guarda quando si scrivono. I provini li facevamo noi e Claudio vedeva soltanto, diciamo, le già scremature, ma non che decidevamo noi, però alcuni ci rendevamo conto e comunque facciamo vedere tutto, però lui gli arrivavano, diciamo, su 10 persone gliene arrivavano 6, eccetera. E noi chiamiamo Luca per fare Vittorio, il callback, quindi il secondo provino, e gli mettiamo vicino un paio di Cesari. Come cazzo succede? Era così. No, non me la io a te ti conosco. No, scusa un attimo, ma ti facevo mai fare Cesare a te con Luca, no, che faceva Vittorio? No, era un altro. Oh, perché lui disse una cosa, cioè tu dice cambiate. Sì, ma era un altro, era un altro Cesare. A posto. Fare Vittorio. Gli mettiamo vicino a un Cesare e Claudio vede il soprino dal vivo, che era una cosa molto rara perché lui la preparazione l'ha fatta piano poco, diciamo che non aveva tempo purtroppo, e lui disse cambiateli. E dice, ma che vuol dire? Fai fare a Marinelli Cesare. Questo è venuto so un mese e si prepara subito, fagli fare Cesare. Quindi lo mettiamo a fare Cesare. E Luca, a forza di provini e battute di Cesare, delle scene in questione le sapeva, lo fa e tutti rimanemmo a bocca aperta. Poi la questione era, mo quale Vittorio gli mettiamo vicino? Richiamiamo Borghi e altri due, non mi ricordo, oppure venisti da solo, non mi ricordo. Arriva lui, insomma si mettono tutti e due, fanno il provino, di cui abbiamo ancora una diapositiva nel vecchio ufficio della Chimera, l'appoggio alla stazione di servizio, e è venuto fuori. Quindi diciamo che tutto quello che io, questa è la cosa che ho detto dopo che il film è uscito, ho detto tutto ciò che trovate sbagliato è colpa mia, ma tutto il resto è di Claudio. Anche la scelta degli attori è stata di Claudio, con una lungimiranza, un bagliore improvviso che noi proprio lì stavamo da mesi a cercare sta gente. La banda l'abbiamo formata a 5 giorni dalle riprese, perché uno era detenuto, l'altro c'era un problema, che non ci servivano in nulla osta, un casino. Insomma, è iniziato come un film di Caligari, è stato un film di Caligari e lo sarà sempre. Quindi ai Davide Donatello, quando abbiamo avuto 16 nomination, dopo 6 mesi sono uscite le conte dei voti, è arrivato sempre secondo, quindi è come se fosse consacrata in questa cosa anche la carriera di Claudio, che è sempre stata quella un attimo dietro a qualcuno di più meritevole, meno meritevole, non lo so, però sempre al secondo posto, perché comunque poi il primato gli dava pure fastidio per certi aspetti, perché lo identificava con una forma di appartenenza al sistema in toto, eccetera eccetera. C'è qualche domanda dal pubblico intanto? No. Prego. Io più che una domanda vorrei fare una piccola considerazione. Io amo molto il cinema e spesso quando mi capitano queste occasioni tendo sempre a venire per approfondire. Io Caligari lo conoscevo veramente pochissimo, soprattutto parlando di questo film. Grazie. Non sono abituata, scusate. Parlando di questo film, io mi sono molto commossa. E secondo me è uno di quei lavori che entrano veramente, lavorano dentro anche dopo che è stato visto, e sicuramente questa serata è una serata che mi resterà impressa per tantissime cose, per quello che ho provato quando l'ho visto, per quello che ho sentito prima, e per questo ringrazio il Blackout, perché mi ha aiutato a vederlo anche in modo più completo, più vivo per me, e quindi è stata veramente una serata per me importante, grazie. Qualche altra domanda o qualche affermazione in base a questo? Non so. Eh,
Abbiamo parlato tanto dell'aspetto umano, personale, però mi piaceva magari che parlaste di perché per voi Caligari è stato un maestro del cinema, non semplicemente, semplicemente riduttivo, ma della vostra esperienza. Guarda, comincio perché così mi ricollego a quello che diceva lei, perché e anche a quello che diceva Valerio a proposito del fatto che è giusto, no? Che è molto caligariano il secondo posto rispetto insomma a come poi vanno le cose nel sistema, per riprendere. Però da un lato è vero, perché lui ha sempre fatto un cinema particolare con una con un'idea di forma e con dei temi e dei contenuti particolari, però lui non è mai stato. Ma è una scena anche molto affascinante, devo dire molto scorsesiana, nel senso che sì, l'ambientazione sì, era molto figa. E Twitch è stata gentilissima, perché noi l'abbiamo chiamata in corsa, scritto mentre stavamo girando, ed è stata una persona squisita, si è messa a disposizione, eccetera, poi è rimasta. L'abbiamo anche ringraziata, spero, nei titoli alla fine, sì, spero, sì, non so, per tante cose, ma soprattutto per questo. È una persona veramente speciale che ha capito come io sono andato a trovarlo in un albergo, romano, nella hall, gli ho raccontato cosa stavamo facendo, lei è entrata, chiunque veniva, e non la malattia di Claudio portava dentro sta roba, ma quello che tutti stavamo facendo per fargli fare il film, senza scopo di lucro, anche i soldi che io ho trovato, andavo a parlare con i banchieri, con della gente che io non credo che mi succederà mai più, se non, spero, se non per girare dei film e magari interessarmi di un tipo di professione, ma sta gente rimaneva allibita, infatti i soldi ce l'hanno dati tutti, pochi ma tutti, e che dice, ma questo perché sa fa sta roba, perché sa fa sta roba? Cioè, come se ci fosse una totale assenza di speculazione, sia umana che di carriera o comunque cosa, mi ricordo la gente arrivata, vabbè, poi tipo a chiedere i finanziamenti, a parlare con quelli della banca di, della banca della banca di, volevo dire una cosa rispetto al cinema di Claudio, oggi mi sento di poterlo dire un po' di più, perché ho girato un film e mi ritengo parte di quelle decine di registi con cui ho lavorato, che non fanno altro che usarti per dare un senso alle proprie psicopatologie. Lo sono stato anch'io, me ne sono accorto, è stata una delle più grandi scoperte di questa esperienza. Cioè, sono uno stronzo come tutti. Quando c'è il primo piano di un attore e dico, che è quella cosa là dietro l'orecchio? Che quando me lo fanno a me da attore gli faccio, ma c'è il primo piano, ma se uno guarda una cosa dietro l'orecchio, ma che mi stai offendendo? C'è un primo piano, ci sono delle intenzioni, l'ho fatto anch'io, quindi per me è stato uno psicodramma tremendo, terribile. Racconta la cosa che no, tu lo devi raccontare, che c'eri tu, che cosa è successo il primo giorno che Claudio ci odiava. Sì, volevo attaccarlo alla tua cosa. Comunque, quindi facendo parte di quella schiera là, io penso che Claudio abbia, io ci ho lavorato due volte, una da attore e una da spalla, diciamo, da bastone. Lui faceva il cinema, punto. Che sembra una cazzata detta così, però significa tantissime cose che non vi so dire, va bene, ve lo dico da attore, non lo so dire, non ve lo so spiegare, però faceva solo quello. Cioè è uno che, adesso entro in contraddizione con quello che ho detto prima, non usava il cinema per stare meglio, nel contenuto, nel profondo, ma lui è stato veramente veicolo, mezzo per raccontare delle cose in una forma che nel nostro paese è veramente difficile trovare registi del genere oggi o da 20 anni a sta parte o da 30 anni a sta parte. Cioè uno che proprio faceva il cinema, che io vorrei ambire a fare il cinema come lo faceva lui, magari da anziano, cioè che non mi serva a me, no, come mi può essere servito sto primo film per capire delle cose, per raccontare una storia che volevo raccontare, queste urgenze, come si parla, no? Nasce da un'urgenza, ma vaffanculo, ma fai un film, no? Oh, Claudio faceva i film e vi giuro che io ne ho fatti tanti, nessuno faceva i film come Claudio, nessuno, c'era sempre una sovrastruttura, una cosa, nessuno, ho già detto nessuno, oh.
In questo film ci stanno delle cose. Claudio era un intellettuale. Se per intellettuale si intende uno che ragiona sulle cose, quindi non invece uno che dal terrazzo di una casa ti racconta una periferia che sta a 7 km di distanza dal terrazzo di casa sua. Dico questo perché era un intellettuale che per raccontare questa roba la voleva conoscere, l'ha conosciuta, ci si è infangato, immerso, ha fatto tutto quello che faceva un intellettuale di un certo tipo, cioè uno che ha... Io racconto quello che conosco, va bene? Che non è una cosa da poco. Quando vediamo i film degli registi che non ce ne frega niente, non ci piacciono, però vanno rispettati perché raccontano, ma quello fa sempre i film su quelli dei 30 anni che hanno i soldi. Vabbè, quello racconta quello, conosce quello, racconta quello. Mi dirai che 10 film su quella roba, a un certo punto uno dai 30 anni ne ha fatti 50, quindi dovrebbe evolvere. Però sti cazzi. Però vanno rispettati per questo, perché fanno parte della categoria dove mi metto pure io. Claudio invece che faceva? Prendeva dei temi centrali, forti, dei periodi storici, a parte Moledossico che era contemporaneo, perché lui lo ha girato in quegli anni là, e ti raccontava un tema forte che poteva essere l'amicizia, l'amore, la rivalsa sociale dell'odore della notte, la ricerca, insomma, raccontava persone in un contesto che schiacciava quella necessità delle persone, no? Questa è una storia d'amicizia che però ti racconta la metà degli anni 90, dove l'etica del lavoro cominciava a rappresentare, subito dopo l'edonismo reaganiano degli anni 80, una condizione fondamentale per la tua vita. Tu devi lavorare, perché se tu lavori ti realizzi. Claudio, nell'ultima scena, dove Luca muore e lui butta la scala, si vede pure male quella roba là, perché lui dice... Ma me lo diceva sempre Claudio, ma è meglio morire con una pistola a mano, pieno di giovinezza, di errori e di cose, o morire di lavoro dopo 35 anni, perché tanto tu in quella condizione il manovale ti fa, i soldi a casa non basteranno mai, tuo figlio piccolo vuole spacciare. Cioè, quindi è uno che metteva dentro anche delle tematiche sociali, dico sociali mi fa schifo, però politiche molto forti, culturali molto forti, tutto dentro un meccanismo di cinema vero, dico classico, abbiamo sempre detto classico perché per classico intendiamo magari il cinema di Scorsese, il cinema di il cinema, appunto, questo. Quindi ecco il valore di Caligari, il valore dei suoi film che ancora oggi ci hanno rifatto L'odore della notte qualche mese fa, e a parte non potermi vedere e sentire, ma come è girato quel film, la tensione che crea, il modo di girare, cioè è un film del 97, ma tu te lo vai a vedere. Peraltro, scusami, collego, perché rispetto a questo, dice, i temi sociali, vabbè, riprendendo politici, eccetera, però lui riusciva, per questo è vero cinema, a essere politico, ma non ideologico e giudicante, cioè lui ti pone di fronte a quel... questa è quella che traiamo e quella che era il suo presupposto, ma noi, lui ti mette di fronte alla situazione di Cesare e alla situazione di Vittorio, ma non ti dice che allora è uno stronzo chi lavora o chi fa quella, te la, senza giudicare come fanno i grandi maestri, no? E lavorando appunto ogni volta in maniera diversa sulla forma, tu citavi L'odore della notte, lì lui... in qualche modo è quello in cui smaschera di più la sua poetica, perché creando quei pannelli brechtiani in cui parlate in camera, no? Dove, quindi si spezza proprio la finzione, lui lì denuncia, no? Questa rottura in qualche modo della parete, che quindi ti fa riflettere con la tua testa su quello che stai vedendo. Però sono tre film che hanno una continuità di emozioni, di ambientazione, eccetera, però sono film, tre film lavorati in maniera completamente diversa. In uno usa ragazzi che non erano professionisti, i vari protagonisti di Amore Tossico erano ragazzi appunto da cui lui era andato per immergersi in quella realtà, per conoscerla. Poi da talentuoso qual era, capisce che specialmente Cesare Ferretti aveva proprio un talento, una faccia da cinema, e quindi fa un lavoro che è a metà, quindi dal documentario da cui veniva, e usando, che è un film a tutti gli effetti, ma lavorando con non professionisti, a L'odore della notte, che invece parte da un libro che
riscrive, no? In questo modo che dicevo, usando degli attori professionisti, alcuni dei quali però quasi esordienti, no? Fino a Non essere cattivo, dove fa tutto un altro lavoro, prende dei professionisti a cominciare dalla scrittura, cioè quindi prende una vuole lavorare con altri e fare un lavoro diverso sulla parola, prende degli attori professionisti e arriva, quindi c'è una totale continuità, però anche un lavoro, una ricerca continua sulla forma che appunto fa di lui con tre film uno dei più grandi registi della storia del cinema italiano e forse non solo per quanto mi riguarda. Quando fece L'Odore della Notte parlava degli anni 70 e a me mi è rimasta impresso questa cosa, che lui negli anni 80 fa amore tossico, cioè parla dell'eroina, quando negli anni 80 potevi parlare di qualsiasi cosa, yuppie, cose, eccetera, eccetera. Quindi l'attenzione sempre per chi mordeva la vita, no? Comunque, negli anni 70, terrorismo, anni di piombo, quante ne hanno viste? Tante. Lui ti racconta una banda di rapinatori che non hanno nessuna interferenza, nessun interesse a interagire, a interloquire con la politica, ma che loro vogliono delle cose per loro, perché dove stanno loro non c'è niente. Quindi un assalto al cielo lo chiamava, no? Che era il famoso assalto al cielo. Però negli anni 90 lui va a raccontare una storia di amicizia, andiamo dentro, lui era molto teso, io facevo da spola tutto, poi a me mi ha pure cazziato tutto il film, poi questo sarà un'altra volta, ne parliamo. Una cosa tremenda. E, a un certo punto lui cominciava a detestare un'espressione di chi, non so se tu o Luca, Vittorio, cioè tu facevi, io sto scherzando. E sbrocca improvvisamente, una volta, due volte, andavo là e facevo guardare, pensavo che ti facevo, quando gli dai così, che ti guarda intorno, una cosa, insomma, facevo, cerca di stare più su di lui, tanto poi tagliamo, fa, vabbè, no, l'ha rifatto, a un certo punto io per salvare questa situazione, lui gli strilla e io gli strillo, giocando, come faccio io con lui, a Claudio, non possono essere bravi come me. E lui si è zitto e gli fa, è vero. Da lì loro sono diventati le sue pistole, diciamo, che manco doveva vedere se erano cariche, sparavano da sole, e loro quando avevano dei problemi, delle domande, eccetera, c'è, cioè Marinelli che mi dispiace da morire che non sia là, perché lì stiamo parlando, signori, di livelli di Giordano, psicopatia meraviglioso. Sì, avremmo dovuto andare in giro a fare promozione a loro due proprio insieme. Luca a me chiedeva delle cose sempre verso le 2:30 di notte, quando noi avevamo il tempo sul monitor, i problemi, 5 cena al giorno, Claudio che magari andava via poi tornava, insomma tutte cose così, soltanto dicono, ma secondo te qua, dimmi lui, vabbè, 1, 2, 3, a un certo punto alle 2:30 di notte bastava soltanto questo gesto, io dicevo, basta, mi andava dritto così. E un giorno Claudio torna, viene sul set dopo aver visto del materiale girato mentre lui non c'era, o comunque mi ricordo pure il direttore della fotografia di questo film, che è stato l'anima e l'aiuto regista, sono stati, vabbè, inutile che vi dico, Maurizio Calvesi, direttore della fotografia, operatore che aveva fatto anche L'Odore della Notte. Allora mi dice, vieni qua. E io dico, mi dica che il materiale è bello, che stiamo facendo un buon lavoro. E invece mi dice, non devi mai parlare con gli attori. Non ci parlo, tu non ci devi parlare. C'è una foto di Graglia, c'è una foto davanti al baretto, quando siamo io e lui di spalle, la mette ogni tanto, il fotografo scena, mi stava cazziando, gli ho fatto, ma io non ci parlo mai. Sì, tu ci parli. Ma perché poi ci devo parlare? Perché? Io dico, perché non ci posso parlare? Perché tu li confondi. Quello significava che loro ormai stavano dentro la questione come lui voleva, cioè senza poche parole. Io mi ricordo pure sulle due da notte, ci diceva pochissimo Claudio a me, a Giallini e a Tirabassi, ci c'è niente, ci c'è pochissimo. Quindi anche in quello ci vedo il cinema vero, cioè non è che ti è andato attore come ho fatto io, questa devi sentire, parla, lo sai, ci si lavora prima, è un copione. Quindi tanto da imparare ancora, però diciamo che lui è stato quello. No, non lo so se ci sto, ci ho provato, mo vediamo.
Ma dire qualcosa? Ma in realtà, guarda, sei stato talmente così meacciano che, come dire, no, tutte cose che insomma che sottoscrivo, è questo, io non so quello che posso dire riguardo al cinema di Claudio, ecco, forse è questo, che io l'avevo visto sotto un altro punto di vista quando c'è stato fatto Amore Tossico, ancora non ero nato, no? Quindi l'ho visto ovviamente molti anni dopo. Quindi l'ho visto proprio con un altro occhio, perché l'ho visto quando la prima volta avevo 18 anni, quando ho visto, che neanche mi ricordo che anni erano quando avevo 18 anni, forse 2000, non lo so. Evitiamo di entrare adesso ci penso, sì. C'è una signora. E questo mi ha costretto a vedere Amore Tossico in un momento dove non c'era più niente di Amore Tossico in quello che io conoscevo nella mia vita, cioè non è che tu andavi, insomma, poi Ostia non la frequentavo, no? E quindi mi ha costretto ad andare a ragionare su delle dinamiche che non erano assolutamente mie, non fino a quel punto almeno. E ecco, quello che posso dire è questo, che quando Claudio, a parte che Claudio ha fatto questa cosa, loro mi hanno fatto due provini a me e non mi hanno mai detto che io avrei fatto il film. Questo vuol dire che io sono stato tipo 4 settimane a fare la spalla qui da banda, e una volta la gente mi dice: guarda che non mi fanno fare il film, questi mi stanno a fa solo la spalla, te lo dico io, poi ci dicono che prendono un altro. Fin quando un giorno, mi ricordo, noi stavamo io, lui e Claudio stavamo a un bar vicino dove facevamo i provini, e a parte un bellissimo aneddoto che però purtroppo non posso condividere, che non posso proprio, quello su che tu stavi facendo il film di Bellocchio, stavi preparando, te lo ricordi? Non devo dire perché fa ride troppo. Scusate, prima me lo dice a me, perché adesso si è sputtanati anche di fronte alla platea. No, quindi... no, non è dimmi di cosa parla. Intrattieni. La preparano da mesi sta gag. Solo che dura 40 minuti, quindi non so. Sì, non lo capiscono perché ci sono dei retroscena, però, sì, sì. No, però perché Bellocchio non disse niente dopo aver visto l'amore d'oro. Esattamente. Vabbè, successe questo. Eravamo dentro questo bar, a un certo punto Valerio preparava il film di Bellocchio. C'era stata questa cosa che quando era uscito Amore Tossico, Bellocchio non si era proclamato, e quindi lui diceva: sai che invece conosco Bellocchio, è un genio, è veramente... E lui, mi ricordo perfettamente che lui stava fermo così, lo guardava. È perfetto, perché tu non dici un cazzo, lui non dice un cazzo, era un film meraviglioso. E lui mi ha detto: ti presento Claudio Caligari. E subito dopo quella cosa, a un certo punto, mentre tornavamo, facevamo la strada per tornare in ufficio, lui ha guardato Claudio e gli ha detto: lo famo dimagri? Poi ho fatto così. E lì ho capito che avrei fatto il film, perché dico: se mi fanno pure dimagri senza farmi fare il film, è proprio statismo. E quindi mi ricordo che i due film che ci diede da guardare, cioè a me, a Luca, lui venne e ci disse: dovete vedere Mean Street e Accattone. I due film che lui ci diede come riferimento. E mi ricordo che io e Luca, che praticamente abbiamo convissuto, ci siamo innamorati e fidanzati per tutta la durata delle riprese, un giorno gli andiamo a casa mia, metto sto DVD di Mean Street che già avevamo visto, ma tipo rivediamolo insieme. A un certo punto iniziamo a vedere Mean Street, c'è una scena che è proprio che poi lui ha riproposto come citazione in Non essere cattivo, che è la famosa scena degli schiaffi, no? Che noi la guardavamo e ci siamo resi conto che ci stavano chiedendo di fare una scena che aveva fatto, capito, già De Niro, no? E ho detto: però ok, ce lo sta chiedendo Claudio Caligari, lo può fare Claudio Caligari, se lo fa un altro e ti dice stiamo a fare una citazione di Mean Street, tu dici: guarda amore, lascia stare. E invece quello giustificava tutto, dava un senso a tutto, cioè tu sapevi che qualunque cosa lui ti chiedesse di fare lo stava facendo, perché già c'aveva in testa, o quantomeno già sapeva che aveva un senso molto profondo e molto importante anche per lui, quindi non potevi mai metterlo in discussione, e allora ci mettevi tutto quello che avevi e poi succedevano queste cose. Ce ne stanno tanti da aneddoti, adesso mi è probabilmente quello del tabaccaio, che non è un attore, potete immaginare cosa è successo. Probabilmente mentre lo guardavamo ha detto: lui si voleva far saltare per aria Claudio, ma parla, non sa dire le cose, portatelo via, non possiamo portarlo via Claudio, guarda, parlaci te, io sono andato lì e ho detto: oh, devi stare tranquillo,
ci stiamo a divertire, adesso il maestro è un po' nervoso, però ma io faccio di male, faccio qualcosa di male, poi in realtà è efficacissimo, no? Nella sua, sembra uno vero. E insomma alla fine non l'ha voluto vedere, non l'ha lasciato, quando girava lo vedo, guardatelo voi. Baretto, tra l'altro, scelto nel tratto di strada nel litorale romano più trafficato degli ultimi 50 anni, quindi immaginate, è stata veramente un'epopea, però piena di aneddoti anche di questo tipo, anche di, ce ne stanno tanti che tu sai, io so che li vorresti dire ma non lo puoi fare, perché qualcosa non va più. Allora noi saremo qua tutta la notte probabilmente ad ascoltare aneddoti e magari ne verrebbero fuori di incredibili. Innanzitutto vi ringraziamo ovviamente, grazie mille. Volevamo anche ricordarti, grazie alla generosità di Valerio che ha partecipato al nostro crowdfunding, Claudio Caligari vive in questa sala ed è alla poltrona numero 5, credo, che era in fondo. Esatto. E concludiamo con una tradizione, siamo aperti solo da un mese, oggi è il nostro complemese, è una già una tradizione del Giulino, e cioè la consegna delle tessere onorarie a chi calca questo palco. Guido, avanti, Alessandro Borghi, Valerio Mastandrea, Francesca Serafini, grazie mille. Grazie anche a Giulio San Giorgio che è l'amico del cinema.